tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video da Francesco 75 Sopranzi con Pitagoras. Presentati Pitagoras. Ciao telespettatori, come state? Bene, Pitagoras è pronto, io sono pronto e siamo su Minecraft. La prima volta che ci porto è cazzeggio live. Allora, abbiamo un buco gigante, non so che cazzo serve. Oddio, il pozzo delle ossa, è vero, il pozzo della vergogna. Raga, il buggamento il più incredibile del mondo. Io l'ho scaricato su Aptoid per non sprecare soldi, ve lo dico ragazzi. Quindi fatelo anche voi, non sprecate soldi inutilmente. Ok, il creeper sta ancora là dentro, va bene, perfetto. Vi lavoro, se sei pronto? Sì. Vi presenterò la mia casa. Ok, eccomi. Stiamo entrando dalla casa. Bene. Minchia, signore. Gigolo, ti aspettiamo in pista. Dove sono? Tutto lo staff della cucina, li vogliamo in pista. Questo è il letto mio, questa è la camera mia, vabbè. Questa è la camera degli ospiti. Aspetta, non l'avete visto bene. Camera degli ospiti. Poi Gigolo, questa è la soffitta. Bene. Bello come video. Io esco sempre da questa volta. Vi farò vedere oggi sicuro, promesso. Questo, la base militare. Che casino. Allora iscrivetevi al canale di Masha, per favore. Si chiama Masha Maccaglia. Iscrivetevi, mettete il pollice in su. Allora, lei ha detto prima che se voi non come posso dire, madonna, ciao porta. Oh, è indistruttibile stavolta, non si può più entrare. No, aspetta, ho un'idea. Ale, senti quanto fa schifo sta canzone. Io? Vabbè. Sembra che dice figa. Figa. Ma Masha non è andata via. Ma dai. Perché non rimane? Rimane. Non lo so. È una youtuber, penso. I youtuber come me fanno quello che cazzo di fare. Praticamente. Quando non lo potrebbe fare perché noi non comandiamo niente. E senti quanto tipo sta canzone. Sono tutti coglioni. Perché non riesco a entrare? Coglioni è proprio uno stronzo. Oh, voglio entrare. È troppo ardo. Ok, vabbè, questa è la base militare. Ragazzi, senza una luce non va bene. Un trucco ragazzi, ho messo delle TNT, non ditelo a nessuno, ma ho messo delle TNT qua, perché se qualcuno vorrebbe entrare, lo facciamo, poi esploderà tutto e la via tutto il posto. Oh. Vabbè. Ragazzi, queste sono le casse dei militari, però non potete prendere le cose, infatti chiuderò le porte tra un po' e non potete più entrare. Lo vedete soltanto in questo video, però entrare soltanto Pitagoras quando ci giocherà. Però non vorrà entrare più nessuno. Bene, torniamo, andiamo al bunker. Sì. No, il bunker è una cosa segreta, quindi non ve lo possiamo far vedere. Cercatelo durante dentro il mondo, ma non ve lo faremo vedere, tanto lo dovete cercare da soli. Però nel distruggere tutto ci vorrebbe un'ora. E poi a ricostruire tutto, se distruggete la porta, distruggete tutto il dentro, quindi sarebbe inutile se volete scoprire quello che ci sta dentro, quindi dovreste mettere 3 ore
e dovete ricostruire tutto quanto. E su sopravvivenza ci mettereste un'ora. Io queste cose ce l'ho già. Se no come ho fatto a costruirlo, sto a fare tutto questo qua. Ragazzi, non ve lo spiego perché sto su sopravvivenza. Ah no, scusate raga, non è vero. Sto su creativa perché... non perché volevo dirvelo perché non so come fare. Un giorno però andrò... lo metterò a mod sopravvivenza. Tanto ho tutto quello che mi interessa, quello che mi serve. Quindi nessuno mi può fare una pippa. Ho tutto, quindi non mi rompete i coglioni come dico io. E tanto non uscirò quasi mai da casa. Quindi attenti ragazzi, perché metterò le bombe sicure da qualche parte. Quindi quando voi non lo vedrete metterò una delle trappole. Va bene ragazzi, questa era la casa nostra. Una trappola che ho creato io è questa. Voi chiederete perché c'ho questa cosa. È una trappola e basta. Per chiudere i creeper. Quando lo metto qua dentro il creeper non riesce a uscire. Questa è la mia trappola seconda. Quando sarà in sopravvivenza, prima sarà in creativa. Prima lo metterò in creativa, poi in sopravvivenza. Chi sarà cattivo con me o chi non è buono a giocare, che ne so, qualcosa che non si vergogna, cioè che non è bravo a fare quello e quell'altro, io lo butterò qua dentro. Questo è il fosso della vergogna. O perché ha distrutto casa mia, cose così, lo butterò qua dentro, lo metterò su sopravvivenza. Prima in creativa, poi ci metto tutti i zombie dentro e lo lascio in sopravvivenza. Poi dopo, se te ritrovo, ti rimetto in creativa, ti butto dentro di nuovo e muori di nuovo. Quindi ecco la vendetta di sopranzi, se morite, se mi vuole, se ammazzate tutto quanto, mi succede tutto. Quindi morirete anche voi in tutti i sensi. E adesso andiamo sulle nuvole e ci salutiamo con una caduta. Sento sta cazzone del cazzo. Adesso chi vi saluta Pitagoras? Vi saluta Pitagoras. Ciao spettatori. E vi saluto io. Ciao a tutti. Ciao, addio ragazzi. E ciao. Aspetta, come si fa? Perché non riesco a scendere? Aspetta. Oddio ragazzi.